Bentornati su Transpose, episodio numero 20, siamo al 20° episodio, ci stiamo dirigendo a grandi passi verso il finale del gioco che forse ci regalerà qualche rivelazione sulla natura di questo mondo in cui siamo intrappolati. Andiamo a vedere a che punto siamo. Siamo a un quarto del terzo e ultimo mondo. Siamo a buon punto, eh? E abbiamo fatto alcuni livelli che sono stati piuttosto facili, per fortuna, nel terzo e ultimo mondo. Andiamo a continuare il nostro gioco. Allora, mancano due portali per aprire, per finire questa parte di livello. Quel portale lì, no, tre portali, questo, quei due, e poi basta, no? Gli altri li abbiamo fatti tutti? Sì, gli altri pare che li abbiamo fatti tutti. Ok, adesso io mi sposto e dovremmo andare qui, perché teoricamente, a quanto ho capito io, più in alto vai e più i livelli sono difficili, quindi abbiamo fatto prima questi super facili, anche questo era piuttosto facile, ci dovremmo fare questo qui, che dovrebbe essere di difficoltà media, un po' come gli ultimi due che abbiamo fatto, e poi ci sono quei due che dovrebbero essere in teoria quelli difficili, forse, non lo so. Andiamo, entriamo nel portale, andiamo a vedere questo nuovo livello. Mamma, è fantastico questo mondo virtuale, veramente bellissimo. Guardate lì quelle strutture a cerchio mezze distrutte, fantastica questa cosa. Entriamo. Ok, vediamo come si intitola questo nuovo livello. Intrappolato nel vetro. Dungeon, che vuol dire prigione o sotterraneo dei castelli, insomma, le prigioni sotterranee, le segrete dei castelli. E c'è questa prigione di vetro e io in fondo vedo un interruttore in cui va messo il cubo che abbiamo lì. Allora, il tracking stranamente sembra molto meglio rispetto a... ho parlato troppo presto. Se metto le mani troppo in alto il tracking fallisce. Aspetta, faccio un passo indietro. Oh, su c'è un altro cubo, guardate un po'. Su c'è un altro cubo. Là c'è il nostro cubo. E... qua, aspettate, qua c'è qualcosa. Andiamo, facciamo un passetto inoltre, qui. Lì c'è un altro teletrasporto, come quello in cui stavamo poco fa. Quindi possiamo partire da lì e andare, quindi camminare su quella parete dove c'è un altro cubo e là in fondo vedo una serratura. Andiamo a vedere. Ovviamente questa parete di vetro mi ripara. Sotto c'è un'altra serratura. C'è una serratura lì e una qui e una qua sotto. Sono le due serrature dove devo mettere questi due cubi, a quanto pare. E ci sono anche questi due interruttori, che non so che... tre interruttori? E qua c'è un'altra serratura. Come faccio? C'ho tre serrature e tre interruttori ma due cubi, quindi ci deve essere un cubo nascosto da qualche altra parte. Vediamo che succede se prendo... aspettate, resettiamo un attimo il gioco. Vediamo che succede se prendo questo cubo e lo metto in una di queste serrature. Tipo, mettiamolo in questa per terra, vediamo cosa fa. Oh, si è alzato! E una volta che si è alzato... guardate, c'è un altro me stesso lì. Allora, portato sul cubo, io posso cadere. Ah, quindi ho sbloccato la serratura qua sotto. Quindi una, due, tre serrature che stanno dietro. Quindi devo in pratica usare queste tre chiavi, questi tre interruttori per spostare le pareti e così raggiungere le tre serrature. Però c'è un problema. Vediamo cosa succede se io metto un cubo e poi me lo riprendo subito. Proviamo. Non lo posso riprendere, porca miseria. Aspetta, se io salgo su insieme al cubo... vediamo, forse mi schiaccia. No, su c'è un altro cubo, fermi tutti. Allora, proviamo. Oh, sto salendo. Allora c'è un altro me stesso che devo riuscire a prendere... no, non sono riuscito a prendere il nucleo. Sto salendo... e mi sono fermato e su c'è un altro cubo ma non riesco a prenderlo. Se io tolgo il cubo da qua
Ritorno giù? No, non ritorno giù. E non posso riportare giù il cubo. Intanto sta impazzendo il sistema di collisione qua. Dov'è il cubo? A serio di me. E come vedete qui non posso lanciare il cubo oltre perché va a sbattere contro queste pareti. Sopra però c'è un altro. Allora, il cubo sopra di me penso di poterlo raggiungere solo andando a gravità invertita. Tipo partendo non da... Sì, forse da lì ci potrei camminare. Oppure da un'altra parte. Aspetta, ricominciamo. Salta, parto da qua. Ok, sto lateralmente. Ah, però lo vedete, non posso passare qui. Lì è la partenza. Non posso passare perché c'è la parete che mi blocca. Quindi devo prima togliere sta parete, altrimenti non posso passare. Quindi ritorniamo al punto di partenza, che è lassù. E penso che devo prima togliere questa parete qua a sinistra. Tipo così. Torno indietro. Scappa, scappa! Prima che mi schiaccia. Ok, questa parete di vetro adesso va a finire contro l'altra serratura. E come faccio a usare l'altra serratura? Ah, un altro me stesso si deve infilare là. Ok. Fatto questo, prendo sto cubo. E... tipo... se lo metto lì forse torna indietro quello? Non lo so. Proviamo. Oh! Ok, e mi dà accesso qui, dove c'è l'altra serratura. Ma dovrei tornare lì a prendere il cubo, come faccio? Non posso. Questo va su. Come faccio a prendere il cubo sopra, in alto? Non c'ho idea. Allora, per adesso questo avatar lo blocchiamo qua. Faccio mantieni. E andiamo... andiamo qui. Ok. Quindi adesso io da qui devo aspettare che quella parete si allontana, grazie al mio amico Fritz che via dall'alto. Poi con il cubo devo usare, diciamo, la parete quella a destra. Devo prendere quel cubo là, non lo so, proviamo, vediamo un po' che cacchio devo fare. Intanto prendiamo sto cubo. Anzi, mandiamo un attimo avanti il tempo. Ecco, adesso il mio amico dovrebbe... ecco, mi ha liberato da sta parete. Io adesso posso andare avanti. E... aspettate un attimo, tolgo il nucleo a questo. Bene. E posso usare... posso prendere l'altro cubo che sta qua, che stava sul soffitto, ricordate, rispetto a noi. E qua non mi ricordo l'amico mio che fa... c'ho due cubi, eh? Quale cubo utilizzerà lui? Utilizza lì e manda quella parete lì. Quindi io devo fare così? No, aspetta, aspetta. Devo prendere questo e metterlo là? No, no, no! Mi ha schiacciato, mi ha ammazzato. Mi ha ammazzato, raga. Sono morto. Non vedo più niente. Non vedo più niente. Che succede? No, aspetta, devo... no, sto facendo alla cieca. Niente, non vedo più niente, raga, è tutto buio, non so perché. Devo ricominciare a livello da capo. Porca miseria. È un bug? Non lo so, il vetro mi ha schiacciato e non si vede più. Oddio! Avete visto l'infinito virtuale? A volte succede, tipo un bug. Che ti mostra un infinito virtuale e ti fa girare la testa. Perché un occhio vede una cosa leggermente diversa da un'altra, è un casino. Allora... devo, allora, quanto... fatemi un attimo pensare a cosa devo fare. Allora, se con questo cubo lo metto lì, muovo questa. Una volta mossa questa posso mettere il cubo là e risolvo il primo cubo. Allora, il primo cubo facciamolo subito al volo. Cioè, acchiappo questa. Metto qua, non sono riuscito, riproviamo. Dammelo, ho messo cubo. Ok. Proviamo tipo da qua. Non sono riuscito. E devo farlo veloce. Tipo così. Ah, scappa, scappa. Ok. Ci ho messo troppo tempo però. Ecco. Adesso io lo prendo. Lo metto qua. E il primo qua.
Che roba, il primo cubo l'abbiamo fatto e abbiamo trasportato il flusso di energia al nucleo che sta qua sotto. Il primo cubo abbiamo fatto, possiamo fare mantieni. Ok, ma il secondo cubo io in realtà devo andare lì e devo aspettare che il mio amico Fritz riesca a mettere il cubo lì e scappa. Sì, dovrà fare tre tiri, però lo scemo, ci ho messo troppo tempo. Ok, e adesso prendo questo cubo qua e vado oltre. Nel frattempo, allora, metto questo qui a terra. No, ho sbagliato. Metto questo qui a terra, così non riesco. No, il cubo è andato sotto. No, si è buggato, è andato sotto il vetro. No, il gioco si è buggato, raga, è andato sotto al vetro. Aspetta, elimina, rifamo. Rifamo tutto da capo. Torniamo tipo qua, alla partenza, e eliminiamo anche... devo eliminare anche l'altro tizio, aspetta, devo prima uscire da qua. Dove sei? Ecco, ti elimino, l'ho eliminato. L'ho eliminato, aspettate un attimo che ho fatto qualche danno, perché ho toccato qualcosa nel mondo reale, avete sentito forse il rumore prima. Allora, rifacciamo da capo. Prendiamo il cubo. Lo mettiamo qui. E scappo, 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 scappo. Ok. Senigma non è facilissimo, è un po' complicatuccio, però ce la facciamo, dai. E questo lo metto qua. E abbiamo fatto il primo... abbiamo fatto il primo... ecco, il primo flusso di energia è andato. Mantieni. Adesso con il secondo personaggio io vado sull'altro... ecco, il mio primo partirà dall'alto, adesso lo vedremo, sta lì, ecco, sta camminando. Adesso prendo il mio cubo, vado avanti, metto il cubo tipo qua, questo va su, nel frattempo io vado a prendere l'altro cubo, torno indietro, e qua sotto che c'è? Qua sotto c'è un... forse non avrei dovuto fare sta cosa, perché mi serve il terzo cubo per là. Allora che cosa devo fare? Là c'è un altro, vedete? Non ho sbagliato, avrei dovuto mettere il cubo lì forse. Quindi elimina. Allora, aspettiamo che il nostro amico arriva. Bene. Tanto lui sta attivando il primo... il primo coso. Il nucleo, lui dove lo vede? Sotto di noi, sta sotto di noi il nucleo. Allora devo mettere il cubo, ecco, l'ha attivato. Devo mettere il cubo qua. No, devo scappare, devo scappare, devo scappare. No, ma vedete che mi viene addosso. E adesso mi ritrovo con due cubi, ma non posso usarli perché sono intrappolato. Quindi neanche così si fa. Non si fa così. Porca miseria. Sono andato un po' a tentativi, eh. Allora, fatemi pensare che devo fare. Allora, se lo metto giù, sopra che c'è? Sopra c'è il punto di partenza. In realtà il cubo mi serve dall'altra parte. Quindi allora che faccio? Allora, lo metto qui. Faccio come stavo a fare prima. Lo metto qui. Prendo l'altro cubo. L'altro cubo lo metto... qua sotto. Pluff! Lo metto qui. Ok. E abbiamo messo il secondo flusso di energia nel nucleo. E qui, anche qui ho finito. Facciamo mantieni. Ora con il terzo personaggio. Allora io quindi sono andato, ho preso il cubo, l'ho messo lì sotto. Poi sono andato lì a sinistra. Allora io devo riprendere... aspetta. Quindi devo riprendere il cubo che adesso lui metterà lì, lo riprendo al volo e poi cado giù. Vediamo un po' se mi riesce. Forse tu sta pure abbassato perché devo cercare di non sbattere contro quella parete là sopra. Quindi io adesso mi metto qua, anzi mi giro pure. Aspetto che lui mette il cubo qua. Devo acchiappare il cubo dopo che lui lo mette e mi devo scappare là. Dai. No, devo andare su io?
Riprendo il cubo. Ah no, vedete, si stoppa. Si stoppa. Gli ho rovinato i piani. Se vado su. No, quello è cascato uguale. Allora. Ah, che a lui cade uguale anche se questa parete c'è, perché lui non la vede. Allora, per lui quella parete non esiste più. Quindi anche se rimane, io gli frego il cubo. Ah, ho capito che devo fare adesso. Ok, qua c'è il me stesso che prende il cubo. Lo mette qua, io il cubo me lo riprendo subito, appena lui lo lancia. Anzi, io posso rubare pure adesso, se te lo rubo mo'. Amico, grazie, dammi il cubo. Ma lui è convinto di tirare il cubo qua, di lanciarlo qua. Allora, è convinto di lanciare il cubo qua, ma lui va là dietro, prende l'altro cubo e scende giù, perché come lui ha visto che la piattaforma è salita, e lui passerà attraverso questa, con tutto il cubo, credo. Infatti sì, e mette il cubo a posto. Bene. E quindi io che dovrei fare? Dovrei fare così. Mettere il cubo qui, qui dentro, se riesco. Ok, poi devo riprendere il cubo al volo. Ok, ho ripreso il cubo. Eh no, vedete, non faccio in tempo. Eh no, questo terzo cubo è un problema, eh. Aspetta, alzo quella. Aiuto! Allora, io qua non posso... Sì, posso passare ancora da qua, da st'angoletto. E vedete, però non c'è abbastanza spazio per passare. Mi serve di passare là, come faccio? È un problema, mi sa che non è questa la soluzione dell'enigma. C'ho qualche dubbio che sia questa la soluzione dell'enigma. Allora, che intanto io vedo tutto che si muove, perché ste cacchio dei pareti le hanno dovuto fare per forza che si muovevano. Allora, come posso fare? Non è questa la soluzione dell'enigma, sicuramente, anche perché mo rimango qua bloccato. Aiuto! Allora, la persona che mette il cubo qui poi lo deve mettere lì. Quindi non posso fare che prendo il cubo e lo sposto là. Quindi qua faccio elimina. Poi questo amico mio lo elimino. Eccolo qua. Lo esplodiamo. Ricominciamo. Allora, mettere il cubo sotto, prendere lato, non funziona. Devo mettere il cubo lì e poi usare lo stesso cubo per metterlo... No, ma quello non è... Quella è una serratura, non è... Ah... Chi mette il cubo lì e sposta quello, poi non può passare attraverso... Allora, qui posso prendere quel cubo e riportarmelo qui, poi aspetto che passa la parete e poi mi infilo là. Ok. Quindi io con questa mia vita devo semplicemente spostare le due pareti. Però spostando le due pareti... Poi i cubi non ci sono più perché vai, si spostano i cubi assieme alle pareti. È un problema. Vediamo un po'. Allora. Se io devo spostare sta parete e poi un altro deve prendere quel cubo, allora facciamo così. No, vedete, per un bug mi lancia il cubo oltre il vetro e non posso più prenderlo. Allora facciamo quella chiave, quella serratura là. Come faccio? Prendo il cubo, anzi andiamo anche avanti veloce un po' il tempo. Prendo il cubo. Metto qua e io scappo. Ok. E un altro me stesso prenderà prima quel cubo e poi lo porterà di qua. E fin qua ci siamo. Adesso lo facciamo pure. Quindi. Sì, prendi il cubo che ti è caduto, amico. Okay. Quindi adesso veloce, velocissimo, anche aiutandomi col teletrasporto, prendo il cubo. E... No, non l'ho fatto in tempo! Non l'ho fatto... non mi hai dato il tempo, disgraziato. Sei stato troppo veloce. Allora, non ho calcolato che devo aspettare un attimo.
Allora, devo aspettare che il me stesso del futuro abbia il tempo per entrare qui, prendere il cubo, ritornare qui, ok, tipo adesso. Quindi mo io posso premere, fare così e me ne posso andare. Così il mio me stesso del futuro andrà qui e ritornerà lì, ok? Così almeno la seconda, quella serratura lì la facciamo. Ok, quindi mo aspetto, metto qui aspetto. Alziamo un po', andiamo avanti il tempo. Sì, devo andare, mi devo sbrigare. Vai, vai veloce, non mette l'ora. Aspetta, aspetta che passo. Ok, sono passato, puoi farlo. Ok, allora io adesso vado, grazie della mano, grazie amico, dammi la manina. Ciao, ciao. Ok, andiamo. E questo è l'altra serratura, l'abbiamo fatta. Ok. E ne manca una sola. Adesso però c'è un cubo incastrato lì, ok? Che però noi dobbiamo rubare al volo, perché il nostro terzo non avrà bisogno. Devo aprire questa però, ma è un problema. Lo mantieni. Ecco, un altro personaggio ora. Adesso devo prendere. Questi già si sono mossi nel loro tempo, quindi non ha più senso che questa parete venga mossa. E quindi non la muoviamo più, piuttosto devo muovere questa qua sotto di me. Ok, sto salendo, non so perché manco io. Ok, sono salito. E mo lì, però sto cubo va messo sotto. Come faccio a metterlo sotto sto cubo? È impossibile. Se io tipo faccio così, prendo il cubo e lo faccio andare di là, vediamo dove va a finire. Guarda dove è andato. Adesso io torno qua, faccio mantieni e il cubo dovrebbe essere preso e lanciato qui. Vediamo un po' se funziona. Là così sono i nostri tre amici più quello 4, sono cifra già. E aspettiamo che fanno tutti i loro giretti. Ok, guardate che fanno, guardate che fanno. Quello è andato a prendere il cubo. Si è parcheggiato qua, quello muove la parete, quello gli ruba il cubo. Però la parete non c'è più per lui con il cubo in mano, che adesso andrà là. Intanto quell'altro ha messo il cubo e sta andando su. E l'altro ha messo il cubo nell'altra serratura. Intanto quello che è salito su, l'ha fatto, ha messo il cubo nella serratura. Quello che è salito su adesso io lo dovrei vedere che mi lancia il cubo dall'alto. Ecco, è arrivato in alto, lo vedete? Dai, su, lanciami il cubo. Dai, amico, lancia. Eccolo, eccolo. Ha realizzato, sta per lanciare il cubo. Eccolo, eccolo il cubo. Sì! Grande! Grande, grande intuizione ci ho avuto. E adesso possiamo scendere giù. Che tanto così si sono frizzati tutti. Io posso finalmente scendere giù e andare a completare l'ultimo. E il nucleo si è aperto. Il nucleo si è aperto. Eccellente. Il nucleo si è aperto. Ora non posso più tornare su però, quindi serve un altro nostro clone che andrà a finire il livello. Quindi mi devo riteletrasportare all'inizio del livello e esco fuori e vedo tutti i miei amici che fanno, tutti i miei amici, tutti i miei cloni, gli Echoes, che fanno i loro lavoretti. Guardate, anche contro gravità, guardate, stanno a fare i lavori contro gravità. Ma adesso mi arriverà in faccia quello, probabilmente. Aiuto, mi sta arrivando in faccia! Aiuto, scappa, scappa! Io scappo. Nel frattempo, quello è il nostro ultimo. Quest'altro che è salito, mo riprenderà il cubo e lo lancerà quello là sotto, perché la gravità adesso è invertita. Dai, adesso prende il cubo e io lo lancio. Guarda che figata! Fantastico! Vedere in virtuale il cubo che ti passa vicino è fantastico, ragazzi! Sì, perché in virtuale vedi proprio la profondità, no? Vedi proprio l'immersione, il senso di esserci. E adesso lui va a mettere l'ultimo cubetto. E noi abbiamo finito il livello, ragazzi. Guardate il nucleo là, tutto splendente. Guardate il nucleo.
Io me lo vedo proprio qua sopra di me, sto fascio d'energia che è andato ad aprire il portale. E abbiamo finito il livello, questo bellissimo. Non avevo idea di come farlo, sono andato molto a tentoni, molto a caso, ma ce l'abbiamo fatta ed è stato bellissimo la parte finale quando da sopra ho lanciato il cubo a quello sotto. Fantastico, sto gioco è bellissimo, ragazzi. Veramente ti dà una soddisfazione fantastica. Gli enigmi non sono difficili, ma ti danno veramente soddisfazione. Poi in virtuale è uno spettacolo. Andiamo, ragazzi. Torniamo alla mappa. Questo livello ci è voluto un po' più del solito, un po' più degli altri a superarlo, di questo mondo. Questo già comincia a essere un livellino un po' pochino impegnativo rispetto agli altri di questo terzo mondo di gioco. Abbiamo scoperto due nuovi ponti, quello lì e quello. Sono due ponti che ci conducono verso questi due nuovi livelli che affronteremo nei prossimi episodi. Già nel prossimo episodio dovremo essere in grado di finire entrambi questi due nuovi livelli e aprire il ponte che ci porterà verso l'altra metà del livello, che è quella laggiù. Per questa volta è tutto, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio di Transpose, gioco stupendo, questo gioco secondo me è veramente fantastico. Per questa volta è tutto, ciao ragazzi, ciao, alla prossima!